se dovesse spiegarlo a uno come me, che sono un po'... Io penso che sono anche rimandato in scienze, quindi non lo dico adesso, mi contesteranno tutti qua, quindi non sono particolarmente bravo. Qual è l'esperimento che più le è piaciuto in questi ormai 4 mesi e mezzo, sì, 4 mesi e mezzo più o meno, in cui dal giorno della partenza? Qual è forse l'esperimento che più l'ha colpita, spiegato a una persona che ha molto da imparare come me? È difficile sceglierne uno, mi permetto di nominare almeno un paio, e diciamo che quelli che coinvolgono di più l'astronauta sono quelli dove noi siamo le cavie, siamo i soggetti, perché siamo appunto più coinvolti, le operazioni sono interessanti dal nostro punto di vista, anche talvolta complesse. Ce n'è uno che si chiama Drain Brain, che viene da Ferrara, ed è interessante perché per la prima volta va a studiare quello che è l'effetto di non avere l'effetto del peso sul ritorno del sangue verso il cuore, dal cervello verso il cuore. A terra, no, la gravità aiuta, ma quassù non è così. E quindi ha sviluppato il gruppo di ricerca un metodo molto semplice, sono un collarino elastico che si mette sul collo e che permette in maniera semplice, non invasiva, e soprattutto che non dipende dall'abilità di un operatore di interpretare qualcosa, come può essere per l'ultrasuono, permette di misurare in maniera semplice il flusso nelle vene per andare appunto a quantificare questo flusso e vedere qual è l'influenza dell'assenza di peso. Però andare a validare una tecnologia di questo tipo può essere naturalmente molto interessante per applicazioni di ricerca e cliniche sulla Terra, quindi una cosa molto promettente. E ha ragione Samantha, sulla Terra con la forza di gravità è molto facile che un liquido possa essere attratto dall'alto verso il basso. E quindi avere la testa sopra il cuore è assolutamente favorevole per permettere al sangue di tornare al cuore stesso. Nello spazio è completamente diverso. Vedete, una goccia d'acqua non si stacca, rimane fluttuante, si condensa. Immaginate il sangue, immaginate la fatica del cuore per farlo circolare. Capire come ritorna il sangue al cuore è una notizia di primaria importanza per la vita degli astronauti nello spazio. Le conoscenze fino ad oggi erano veramente scarsissime, non perché non si volessero conoscere, ma perché non si disponeva di tecnologie che potevano essere trasportate nello spazio per poter misurare il viaggio del sangue dal cervello al cuore. Serie di sensori che circondano il collo, il polso e la caviglia, raccogliendo il segnale del passaggio del sangue in relazione alla respirazione e agli esercizi muscolari eseguiti da Samantha nello spazio. Questo che sembra un elastico in realtà è un sensore che misura le variazioni di flusso sanguigno e i dati registrati su un computer di bordo vengono poi trasferiti a terra per elaborazione, anche in questo caso attraverso un grafico che ci permette di estrarre delle informazioni di tipo clinico. Ecco Samantha che si avvia a prendere il pacco relativo all'esperimento Drain Brain, recapitato dal cargo Space Dragon. Ricorderete che il primo cargo era purtroppo scoppiato e non aveva potuto recapitare le strumentazioni. Qui Samantha sta calibrando una strumentazione complessa, si chiama PFS, che in pratica eroga una quantità di aria nota, perché l'esperimento va compiuto in differenti condizioni respiratorie e muscolari. Ora Samantha si determina la sua capacità vitale, ovvero quanto ossigeno tengono i suoi polmoni, e poi lei respirerà solo il 70% della sua capacità vitale. Questa è la centralina elettronica del plettismografo,
Samantha la sta approntando e sta verificando il funzionamento. Ora la mette in vita. Adesso Samantha infila i vari sensori, questo è il sensore cervicale per il flusso venoso dalla testa e dal cervello, poi ne metterà altri, vedete, nell'arto inferiore e anche nel braccio. Qui c'è una cosa molto interessante, non tutto sempre funziona bene, la strumentazione non sta funzionando, quindi noi da terra cerchiamo di aiutarla e qui si è trattato di un problema di scambio dei vari sensori. Ora di nuovo tutto funzionante, Samantha ne verifica ancora una volta il corretto funzionamento e adesso è pronta per realizzare l'esperimento. Una delle parti più preziose ed innovative dell'esperimento Dream Brain è certamente quella dell'eco Doppler ingegnerizzato, cioè eseguito nello spazio con le immagini che venivano inviate e interpretate ad un centro di lettura sulla Terra. Naturalmente questo tipo di esperimento apre la strada, in un domani non lontano, a possibili applicazioni di telemedicina della metodica che abbiamo sperimentato nello spazio, ma dal punto di vista umano è stato veramente entusiasmante, direi, andare a Colonia all'ESA ed insegnare con l'aiuto di Manuela Guzzi a Samantha Cristoforetti a farsi l'eco Doppler. Questo eco Doppler ci vengono inviate dallo spazio un filmato analogo a quello che stiamo vedendo, che noi analizziamo per andare a misurare la variazione dell'area della giugulare nello spazio. Analizzandole con questo algoritmo noi otteniamo un tracciato che è analogo a quello di un elettrocardiogramma. Perfetto Samantha. Prossimo step puoi cominciare, quindi acqua sulla sonda. Dell'esperimento Dream Brain del professor Paolo Zamboni all'Università di Ferrara va sottolineata la complessità delle operazioni. Porto da terra a Samantha Cristoforetti erano collegati tutti i centri responsabili degli strumenti dislocati in Danimarca, negli Stati Uniti e naturalmente in Italia, tutti sincronizzati sulle procedure del centro di controllo ASI della missione Futura allestito a Livorno presso Ita Kaiser Italia, da dove il professor Zamboni in collegamento diretto con l'astronauta forniva le istruzioni scientifiche. E gli operatori del centro diretti da ASI monitoravano le attività e rispondevano alle chiamate dal Marshall e da Houston, cioè dai centri NASA di comando delle operazioni sulla stazione. Che cosa ci ha insegnato l'esperimento Dream Brain? Innanzitutto ci ha insegnato che è possibile con gli ultrasuoni, quindi utilizzando un'energia pulita e non invasivamente, senza radiazioni ionizzanti, senza catetere, di poter calcolare pressione, velocità di flusso, portata del sangue dal cervello al cuore. La seconda cosa che ci ha insegnato è che certamente il sangue scorre più lentamente nelle vene giugulari, ma che il meccanismo del respiro è un potente attrattore del sangue verso il cuore, molto di più di quanto non sia sulla Terra. Guardate l'ampiezza delle onde di flusso che abbiamo registrato nello spazio rispetto a quelle della Terra. Infine ci ha insegnato che tutte queste tecnologie possono essere trasportate sulla Terra per i pazienti, per dare informazioni periferiche verso un punto centrale di lettura e di diagnosi.
Invece, dopo pochi secondi, il razzo esplose ed io non riuscivo a credere che il lavoro di un anno e per un progetto così importante se ne fosse andato letteralmente in fumo. Ma l'indomani cominciarono ad arrivare una serie di messaggi di solidarietà e di incoraggiamento, fino all'annuncio che la NASA era disposta a far volare un nuovo hardware se ne avevamo un altro disponibile con le stesse caratteristiche. Quando è arrivato il pacco della NASA con il pletismografo recuperato dopo l'esplosione del razzo Antares, ho atteso settimane prima di aprirlo. Ed invece la borsa di Nomex che la sarta ferrarese aveva modificato per noi era lì dentro, bruciacchiata ma integra. Ma soprattutto la borsa conteneva il pletismografo così come lo avevo confezionato a Houston al momento della consegna, senza alcun segno di quella terribile esplosione. E allora tutti pronti per l'accensione. Sicuri che ormai il nostro lavoro era stato fatto a prova di bomba. European Space Agency astronaut Samantha Christopher Reddy, who spent more time on this first mission of hers than any other female on a single mission in history, 199 days, helped out of the Soyuz vehicle and now being placed in her chair. Next to Anton Shkaplerov. Houston continuing to receive live television from the landing site of the Expedition 43 crew who landed at 8:44 a.m. Central Time and on the phone with us from the landing site.